Oggi, 11 novembre 2017, nella Sala delle Eroine del Palazzo Comunale di Pontassieve, presento la mostra fotografica Pontassieve com'era e nella Sala del Consiglio questo video fotografico. Negli anni 70, entro il confine del territorio comunale, ho scattato foto al paesaggio e a ciò che consideravo di importanza storica. Lo scopo fu solo quello di soddisfare la mia passione per la fotografia. Però, quando mi è stato proposto di presentarle, ho considerato che i miei vecchi scatti fotografici avrebbero potuto rappresentare una valida documentazione visiva. Ho orientato questo video fotografico sulla parte paesaggistica, perché in queste immagini, più che in quelle di interni di chiese, ville e castelli, appaiono evidenti i segni di cambiamento. In questa terra di Toscana, dove la Valle dell'Arno e la Valle della Sieve lasciano spazio a formare la bella conca di Firenze, dove due fiumi si uniscono e defluiscono insieme verso il mare. Forse, fin da millenni, l'incontro di acque in questo luogo ha favorito l'insediamento di nuclei abitativi. Nell'XI secolo, i nobili da Filicaia fecero costruire un fortilizio vicino ai fiumi e, di fatto, diventarono i primi dominatori della contrada. Nell'anno 1363, invece, la Repubblica Fiorentina fece costruire il castello di Sant'Angelo. E nel 1399 concesse ai suoi abitanti lo svolgersi di un mercato da fare il giorno di mercoledì. Lo scopo fu quello di richiamare un numero sempre maggiore di persone ed accrescere l'importanza della nuova terra. Il castello fu edificato a forma di poligono irregolare. Delle quattro porte, quella rivolta a nord, detta del capitano, fu demolita. Ma ben conservata resta Porta Fiorentina, a ovest. Porta Retina, a est, più conosciuta come Torre dell'Orologio. La cui struttura originaria, ricreata nella foto a destra, ha perso la proporzione simmetrica a causa dello sbancamento di terra sotto l'arco. Sulla campana, alla sommità, è raffigurato lo stemma di Pontassieve. Ma, appena una volta, resta della torre Filicaia, a sud. Il palazzo Anforti Bosadonna fu costruito nel XVIII secolo sopra le rovine dell'antico castello di Costa da Filicaia. In seguito fu acquistato dai nobili Sansoni Trombetta. Il tondo sulla facciata
racchiude lo stemma delle due nobili famiglie. Il nome Pontassieve prevalse su quello di Castel Sant'Angelo per l'importanza di un antico ponte sulla Sieve, sul quale passava l'antica mulattiera casentinese, che sulla sponda sinistra si diramava verso il Valtarno e il Mugello. Dopo la disastrosa piena del 1547, Cosimo de' Medici, nel 1555, fece costruire l'attuale ponte, detto appunto da allora Ponte Mediceo. Intanto, fuori delle mura del castello si costruiscono le case del borgo. E lungo il corso della Sieve si è continuato a costruire fino alla metà del XIX secolo. Il nucleo del paese è il castello, che ha nel centro Piazza Vittorio Emanuele, traversata dalla via Tanzini. Sulla piazza si affacciano il già citato palazzo Sansoni Trombetta, la chiesa di San Michele Arcangelo ed altri importanti edifici. Durante il Granducato Mediceo, il paese subì un forte impulso con l'apertura della strada regia del Casentino e, successivamente, con la regia postale aretina che da Pontassieve giungeva a Incisa. Nell'ottobre del 1840 fu aperto al pubblico il nuovo ponte a tre archi. Fu distrutto dalla piena del 1844 e ricostruito. Fu distrutto dagli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Come si vede ora, risale all'anno 1948. Nel 1859, invece, fu costruita la linea ferroviaria Firenze-Roma. E con il raccordo Borgo San Lorenzo Pontassieve del 1913, gli interessi economici e commerciali del paese hanno trovato beneficio. Tutto questo determinò l'inizio di nuovi inurbamenti e richiesta di lavoro. Negli anni 60, la vita contadina era ancora una realtà sul territorio nazionale. Però, in quegli anni, era già in atto una grande trasformazione culturale, sociale e industriale, il cosiddetto boom economico. E chi praticava il faticoso e mal retribuito mestiere di contadino, complice la forte richiesta di manodopera dalla città, iniziò a vedere in quei mestieri l'opportunità di una condizione di vita migliore.
Così i nuclei familiari che la vita contadina aveva tenuto insieme poterono realizzare il desiderio di vivere ognuno la propria indipendenza. Trasferendosi nei paesi e nelle città. Con il passare degli anni, però, gli attrezzi abbandonati e i campi non più coltivati mostravano sempre di più gli effetti negativi di quel mestiere che stava scomparendo. L'abbandono della campagna causò una forte richiesta di abitazioni e anche a Pontassieve, in particolare nella zona sud del paese, i Villini, le case si costruivano a ritmo incessante. Nella progettazione urbanistica fu tenuto conto delle vecchie strutture, come ad esempio la villa di Fontepiccioli, che oggi ospita la caserma dei carabinieri. Anche la Gora, lungo via Forlivese e via del Molino, fu riempita di terra e sassi, perché i nuovi macchinari avevano fatto diventare obsoleti quelli che traevano il movimento dalla forza dell'acqua. Ai tasselli del progresso si può aggiungere anche la crisi petrolifera degli anni 70. Però l'espediente di bloccare il traffico ottenne solo un beneficio, quello di rendere la gente consapevole di come era bello stare insieme. In quegli anni, anche a Pontassieve, si erano create tante opportunità. E chi frequentava attività lavorative riuscì ad ottenere benefici che gli permisero vivere una vita migliore. In quel clima soddisfacente, le persone dedicavano il proprio tempo libero allo svago, oppure ad attività culturali e sportive, connubio perfetto per la salute del corpo e della mente. Thank you.
dal ponte Mediceo inizia via Piero Palagi e il suo percorso costeggia la riva destra della Sieve. Adiacente alla via e a questa casa-torre sono state costruite nuove strade, nuovi appartamenti e la scuola materna. Ma ora il contesto urbano moderno in cui è inglobata la vecchia struttura, ben restaurata, ne impedisce la piena visibilità. Il fabbricato resta visibile per un lungo tratto percorrendo via Palagi, la cui sequenza di case si interrompe poco prima di giungere alla Docciola. L'antico complesso è ogni giorno allietato dalle voci gioiose di ragazzini che giocano a pallone nel piccolo campo proprio lì accanto. La struttura risale al 1200 e la sua facciata si specchia nelle limpide acque del fiume. Pare sia stata la residenza estiva del vescovo di Fiesole e fosse cinta da mura, perché alcuni tratti sono rimasti visibili. Graziosa è questa torre con archi sporgenti che la cingono alla sommità. Poco oltre la Docciola si giunge all'incrocio via Colognolese, via di Grignano. Nel campo adiacente la parte iniziale di queste due strade è stato costruito l'acquedotto comunale. Proseguendo per via Colognolese, che segue il corso della Sieve, si può ammirare questo suggestivo scorcio sul paese di Pontassieve. Sulla stessa strada, vicino alla borgata di Vico, dove esisteva un molino, questa costruzione evidenzia le sue antiche origini. Questa pigna, invece, è tutto ciò che resta dell'antichissimo Ponte a Vico, detto Ponte di Annibale. Serviva l'antica strada etrusca che da Fiesole conduceva ad Arezzo. Alcuni tratti, migliorati dai Romani, sono rimasti visibili. Non sappiamo se il grande condottiero cartaginese nella discesa dalle Alpi verso Roma ha attraversato questo ponte, ma è suggestivo pensare lo abbia fatto. Da Vico, la strada verso Monte Bonello per un tratto è sovrastata dal Poggio Alto, più conosciuto come Poggio di Pitella. Nelle lotte di fazione per il possesso del borgo presero il sopravvento i Ghibellini, fino a quando il conte Ruggeri, capitano guelfo, ne ebbe forzato l'assedio. Ricerche geologiche hanno evidenziato che la Sieve avesse il suo corso più sotto il colle, quasi recingendolo. La borgata di Acone, a 6 km da Monte Bonello, è collocata sulle pendici del Monte Giovi. Thank you.
Qui ebbe origine la famiglia dei Cerchi, per i quali Dante cantò Sariensi Cerchi nel Pivier d'Acone. La pieve di Sant'Eustachio fu fatta ricostruire da Cosimo dei Medici nel 1552. Poco sotto Acone, dalla strada che costeggia il torrente Argomenna, si giunge alla chiesa di Santa Maria in Acone, risalente al 925. Sulla facciata, questa lunetta di ceramica maiolicata raffigura la Madonna ingloriata di cherubini dentro la mistica mandorla. Dal bivio di via Colognolese, ora si percorre via di Grignano. Il tracciato della strada, che vediamo in primo piano, sale in ampie curve sulle pendici del Poggio di Bardellone. Il percorso evidenziato conduce a Pievecchia. Una graziosa borgata, il cui nome, purtroppo, evoca un triste ricordo. L'eccidio nazifascista avvenuto durante l'ultimo conflitto mondiale. La villa, appartenuta ai signori Tesei, prospetta la sua alta torre sul borgo, sulla chiesa e sull'ampia vallata. Da Pievecchia la strada verso Monte Rifrassine è bianca, adatta a praticare attività sportiva perché poco transitata. Per un tratto costeggia il bel parco della Villa Grignano, appartenuta ai Conti, una nobile famiglia fiorentina, il cui altruismo lo esternarono anche per i loro amici a quattro zampe. Una parte della villa era adibita ad usi di fattoria, in quanto possedeva una vasta tenuta di 50 poderi. Dal quadrivio di Monte Rifrassine si giunge a Monte Fiesole. La pieve di San Lorenzo prospetta la sua facciata alla folta cipressaia, che avvolge pure la vetta del Poggio e i ruderi del castello di Monte Fiesole. È una delle più antiche della diocesi fiorentina. Interessante è questa tavola a tempera del XV secolo che raffigura la Madonna incinta. Poco sotto Monte Fiesole, la villa di Tassinaia risale al XIII secolo. È ricordata nelle croniche del Villani per avervi fiorentini fatto il campo dopo la battaglia di Campaldino. Dal quadrivio di Monte Rifrassine, verso Sieci, si trova la villa di Bossi, costruita nel 1427. Poco oltre Monte Rifrassine, verso Doccia, invece, una deviazione ci conduce alla borgata di Galiga, che fu dominio dei Conti Guidi
dall'anno 960. La chiesa di San Lorenzo, sopra un colle, è in rovina. Ma tutta la zona non è più curata come quando i rintocchi delle campane richiamavano i fedeli di Galica e quelli delle case coloniche vicine. Proseguendo oltre l'incrocio che ci ha condotti a Galica, si giunge a Doccia, un piccolo borgo situato in mezzo alla campagna, i cui monaci di San Miniato a Monte nell'anno 1024 ne avevano il patronato. Il pozzo pubblico è rimasto al centro dell'incrocio di due strade. Le Sieci, lungo la provinciale aretina, è la frazione più grande del comune di Pontassieve. Reperti del IV secolo testimoniano l'epoca in cui questa terra è stata abitata. La chiesa fu costruita prima del X secolo alla nona pietra miliare, lungo una diramazione della via Cassia Antica, il cui tracciato raggiungeva Pontassieve. Il campanile è traforato da monofore e bifore. Nel 1740 la piena dell'Arno devastò la strada sulla quale si prospettava la chiesa e il castello. Così la via fu spostata sul tracciato attuale. Nelle vicinanze si trova la villa di Poggio a Remole, costruita dagli Albizi prima del 1500. All'altezza del ponte sul torrente Sieci, una deviazione dalla provinciale aretina conduce a Molino del Piano. La strada passa davanti ai ruderi di una vecchia fornace di cemento, detta la Fornaciaccia. Il nome Molino del Piano pare derivi da Molino del Pievano, perché il Pievano delle Sieci vi possedeva un molino. Su una delle collinette che contornano e fanno parte del paese stesso si trova la chiesa di San Martino. Poco distante da Molino del Piano, domina sulla vallata il castello di Torre a Decima. Oggi trasformato a splendida villa, sorge nell'antico feudo dei Conti Guidi. Fu costruito tra il XII e il XIII secolo e la sua storia è legata a blasonate famiglie fiorentine, come i Salviati e i Pazzi. Questa cappella è dedicata a Santa Maddalena dei Pazzi. Lungo la strada che conduce a Santa Brigida troviamo il castello del Trebbio. Fu costruito nell'XI secolo come fortilizio della famiglia Pazzi e tra le sue mura, nel 1478, pare si tramò la congiura capeggiata dai Pazzi in cui fu ucciso Giuliano dei Medici. Durante i secoli e alterne vicende, le sue mura, ancora oggi, testimoniano il glorioso passato.
la possente struttura del castello del Trebbio, e quella leggiadra di torre a decima è quanto di meglio e più bello si possa osservare in questa terra della Val di Sieve. Oltre il Trebbio si trova la borgata di Santa Brigida, la cui lunga fila di case è situata sulle pendici della catena montuosa del Monte Giovi. La borgata si divide in tre gruppi, denominati Via Piana, il Fosso, il Doccio. Nella parte centrale, il Fosso, la chiesa di Santa Brigida è edificata sopra la grotta in cui visse la santa irlandese. Interessante è l'arco trionfale in pietra, scolpito con motivi di epoca romana. Da Via Piana, una strada, il cui tracciato è visibile sopra la borgata di Santa Brigida, porta in cima alla montagna. Continuando per il sentiero, si scorge la rocca di Monterotondo. Invece, così ci appare, giungendo da Galiga. Furono proprietari gli Adimari fino al 1126, poi l'acquistarono i vescovi fiorentini, che la adibirono al luogo di villeggiatura. Per giungere al santuario della Madonna del Sasso, la variante alla strada asfaltata è dalla borgata di Santa Brigida. Qui vediamo il santuario all'estrema sinistra, che si raggiunge percorrendo una stradella tra i campi e poi, in mezzo al bosco, il suggestivo percorso acciottolato dell'antica Via del Pellegrino. Come suggestiva è la storia della Madonna che apparve a due bambine mentre pregavano per la guarigione del padre. Era l'anno 1484. Lungo la strada che conduce a Monteloro si trova la villa di Gricigliano. Dal 1976 una comunità di benedettini francesi, secondo la regola, lavorano nei campi e si dedicano all'artigianato. A Monteloro, sulla vetta del monte, dove passava l'antica strada romana che conduceva a Fiesole, si stanno sgretolando gli ultimi muri del castello di Monteloro. Esistente dal IX secolo, è appartenuto ai signori di Cercina. Nel ripiano adiacente, graziosa è la chiesetta dell'XI secolo. A Monteloro, la strada passa davanti al tabernacolo di Bagnacavallo, famoso per il suo stile quattrocentesco. Proseguendo sulla stessa strada di Monteloro si trova la chiesa di Pagnolle.
sotto l'altare riposa il corpo mummificato della martire Santa Faustina. Sulla strada che conduce a Vetta le Croci si trova la chiesa di San Martino a Lubaco dell'XI secolo. Il nome Lubaco pare derivi dal baco da seta, un tempo allevato dai contadini della zona. Per entrare in chiesa si scendono gradini, una caratteristica non riscontrabile in nessun'altra chiesa del comune. Nelle vicinanze della chiesa si trova la duecentesca Torre al Sasso, utilizzata insieme a Torre Alpino, colonne o torre di Masseto come torri di osservazione. La storia di questo paese che sorge tra Arno e Sieve e del suo territorio comunale ovviamente è molto più ampia e complessa di quanto ho narrato e fatto vedere. Tuttavia, il fatto che molte immagini mettono in evidenza la sua trasformazione possono rappresentare il documento visivo di questo cambiamento. Con questa foto, che mostra la luce del giorno oscurata dalle prime ombre della sera, sta per giungere a termine questo video fotografico. Ma ancora pervade sulla valle, sul paese di Pontassieve, la calda e ammaliante atmosfera del tramonto di questa ormai lontana serata autunnale.